Ciao Dreamer, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi, come promesso, video haul su il mio regalino di compleanno, però vi dico già che alcune cose mi devono ancora arrivare, quindi vi farò vedere qualche regalino e poi video haul cose acquistate. Per l'estrazione del giveaway, invece, per non far venire troppo lungo questo video, farò un video a parte, dove appunto farò l'estrazione. Vi dico già in anticipo che comunque ho intenzione di fare un altro giveaway perché comunque siete state veramente carinissime anche nei commenti. Vi ringrazio tanto per i complimenti. E quindi il tempo di andare a comprare delle cosine e fra pochi giorni ne aprirò un altro. Quindi non perdete le speranze perché ci sarà presto un'altra vincitrice tra di voi, o vincitore, insomma, ovviamente. Allora, qui ho un sacco di cose sparse da farvi vedere, un po' di tutti i tipi, tra cui anche il ventilatorino portatile che è fantastico. Già che ci sono mi faccio anche un po' d'aria. Ragazze, io ho acceso il condizionatore, però avendo la luce qua puntata, ovviamente, perché sennò non mi vedreste e non vedreste neanche i prodotti. Oggi i capelli selvaggi. Però mi piacciono così. Devo tenere per forza la luce, quindi, cioè, la casa è fresca, però è normale che avendo la luce puntata un pochettino di caldo lo sento, quindi scusate se ogni tanto lo accendo. Non fateci caso, ma ogni tanto nel corso di questo video lo accenderò. Comunque, per la cronaca non sono sudata, ma questo qua è l'illuminante. Sono illuminanti che ho dato in diversi punti. Quindi non sono sudata. E tra l'altro sono truccata pochissimo nella base perché comunque io faccio sempre delle basi veramente leggere. Uso un po' di cipria e un velo di correttore, non metto manco il fondotinta, ma questo anche d'inverno è così, veramente di fondotinta ne metterò due o tre goccine, faccio sempre delle basi viso super leggere. Infatti si vede che non ho dei mascheroni in faccia, cioè non fa spessore perché per fortuna non ho molte cose da coprire, cioè nel senso non ho brufoli, qualche brufoletto ogni tanto capita a tutti, però non ho grossi problemi insomma di pelle e per fortuna non ho neanche delle occhiaie da dire, quindi devo solo un pochettino uniformare. Ok, vabbè, mi dilungo sempre in chiacchiere, scusate, ormai mi conoscete. Allora, inizio con il farvi vedere un vestitino, che è appunto questo vestitino qui, che ho preso da Rosga. In realtà è già da un po' che l'ho preso, però non ve l'avevo fatto ancora vedere. Scollo a V, magari me l'avrete visto in uno degli ultimi video, ce l'avevo indosso. Il corpetto è così, con le paillette rosate, e sotto è così, chiffon rosa. Allora, voi lo sapete, sì, io non amo il rosa, sicuramente qualcuno dirà, ma tu non odiavi il rosa, però questo rosa come mi sta addosso, non lo so, mi piace. Mi piace, è molto bello, largo in fondo come piace a me, svolazzante, leggero, mi fa molto fresco, lo metto spesso la sera e se trovo una foto vi faccio vedere come sta un po' addosso. E poi, allora, ho un sacco di cose. Qui ho diverse cosine. Ho un costume che ho ordinato intero perché, come ben sapete, vado alle terme fra qualche giorno ed è intero fatto così con il corpetto cioè del seno fatto così e poi è lungo, nero e bianco. Scusate, mi piaceva tanto la combinazione, poi mi piace un sacco questo merlettino così, devo essere onesta, non l'ho ancora provato. Comunque dovrebbe andare bene, insomma, cioè, più che altro mi preoccupa un attimino il seno, però
volevo far vedere perché è molto molto carino e se non ricordo male l'ho ordinato su AliExpress. Dateci un'occhiata perché i costumi sono molto belli. Poi ho preso questa crema viso della Bionova, crema gel viso purificante idratante pelli miste impure. Questa l'ho presa da Coop perché era in sconto a 5 euro. E siccome io d'estate non sopporto tanto le creme, uso moltissimo queste creme in gel, mi salvano proprio la vita, l'esistenza. E niente, questa qui, già che era in offerta, ho detto proviamo questa marca, non l'ho mai provata, fatemi sapere se voi l'avete provata, se è buona, comunque è bio. E io vado molto sul bio per quanto riguarda le creme. Poi, sempre su AliExpress, ho ordinato questo set di ciglia finte, molto molto carine. Le ho pagate pochissimo e sono 2, 4, 6, 8, 12, 12 paia. Oh, che cazzo! 5 paia, che sto dicendo? Sono 5 paia, 12 ciglia in totale. Mi piacciono molto perché queste sono molto leggere e quasi non si sentono e ogni tanto le metto. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque poco, 2 euro forse. Poi questa qui me l'hanno regalata, ve la volevo far vedere perché sapete che io vi faccio vedere qualsiasi Ming Ata. Niente, vi volevo far vedere questa borraccia che mi hanno regalato da Spizzico. Questa qui la userò sicuramente quando vado in vacanza per tenere fresche le bevande, perché è proprio di latta, acciaio o alluminio. Comunque l'ho già sciacquato, l'ho già lavata, anche il cordino che te la puoi portare in giro, magari all'occorrenza anche per far bere il cane. L'ho trovata molto molto carina, poi della Coca-Cola. Allora l'ho presa anche per collezionismo. Poi. Questa spilletta qua, vi devo fare un video apposta sulle cose che prendo da AliExpress perché prendo delle chiccherie, sciccherie, come questa spilletta qui con scritto sexy, queste vanno tantissimo. Tra l'altro ne ho presa anche un'altra che se la trovo ve la faccio vedere subito. Che è appunto questa qui, una così con il cuore e le perle e una così con scritto sexy. Queste vanno al lato dei capelli e comunque io che ho i capelli lunghi stanno molto bene, mossi, lunghi. Vi fate un'acconciatura un pochino diversa dal solito, comunque anche sui capelli corti li va un po' a gusto. Poi da OVS ho preso, non me li ricordavo, questo è il sacchettino di Shaka, però sono andata da OVS. Ho preso questi calzini, guardate che carini, magari nel prossimo giveaway mi metto anche dei calzini, che ne dite? Perché li usiamo tutti in fondo, sono carini. Questi calzini fatti così, viola, sbrilluccicosi, con i brillantini che io li metto con le sneakers e mi ci trovo comodissimi, comodissima. Mi ci trovo comodissima, è il caldo, ragazzi. E c'ho il condizionatore, però sta luce mi massacra. E praticamente sono molto comodi e ovviamente con le sneakers vanno messi i calzini, non si può non metterli. Poi ho preso questa cipria, che è questa qui di Essence. Ah, questa mi incuriosisce tantissimo. Dopo un po' devo spegnerlo perché rompe un po' le balls. Questa qui è waterproof, è della nuova linea You Better Work. Ovviamente ho preso la più chiara. Cioè, no, anzi, c'è solo così. È trasparente. L'odore è neutro. Carina la spugnettina, veramente morbidissime. Queste spugnettine qua le uso, ragazze, non so voi, ma le uso tanto. E proviamola adesso, tanto ho veramente solo la cipria, quindi posso provarla. Mi ha sbiancato leggermente un po'.
Direi che non è male. Questa non altera praticamente il colorito della pelle, va solo, diciamo, a... Peccato che non c'è lo specchietto, che sarebbe stato utile, senza detto, vuoi risparmiare, però non ti mettiamo lo specchietto. Vabbè, comunque io lo specchietto in borsa ce l'ho sempre. E devo dire che ha opacizzato, quindi non è male. Devo farvi un video tipo full face di Essence o con le novità di Essence. Adesso piano piano arriveranno, però col caldo, ragazze, non è facilissimo fare video, quindi abbiate pazienza. E poi butto l'altro al divano. E poi ho preso un'altra palettina di Essence, mi piacciono un sacco queste qua. Vi ricordate che avevo preso quell'altra che adesso mi sfugge il nome, che è bellissima, addirittura in una cialda ci ho fatto il buco e l'ho utilizzata anche per questo trucco, però al momento mi sfugge il nome della palette. Comunque sono sempre quelle fatte col packaging lungo, fatto così, incartonato. Questa è la G-Day Sydney. Guardate che bel pack e sono molto comode secondo me anche da portare dietro se non volete portare dietro magari quelle di Huda Beauty che magari sono un pochino più pesanti il lato, quelle di Urban Decay, se no cosa c'è? Vabbè, io no, Urban Decay, raga, mi sfugge il nome in questo momento. Vabbè, e l'ho prese, le ho comprate anche ultimamente. Too Faced. Ok, ci siamo. Comunque qua c'è lo specchio, quindi è comoda. I colori sono questi. Io adoro sto verde, ragazzi, è pazzesco, mi sono innamorata. C'è ancora la pellicola e questi qua li trovo molto utili come colori di transizione, non ce l'hanno tutte le palette. Quindi ve le consiglio tanto queste palettine di Essence, magari finirà in qualche giveaway, chi lo sa. Comunque è bellissimo questo verde. Vabbè, adesso c'è la pellicola, mi scoccio a tirarla via. E anche questo blu mi ispira un sacco. Ci potete fare un look completo perché veramente trovate anche il marrone scuro, il colore di transizione, il beige. Quindi sono economiche, costano intorno ai 9 euro e ci potete fare anche dei look completi. Ragazze, se si stacca il video, vi farò una prima parte, la caricherò e poi farò una seconda parte perché a volte me la fa questa cosa, quindi non so quanto durerà e al massimo dividerò il video in due parti. Poi confusione. Vabbè, questo è il collarino per il cane, ce l'ho messo in mezzo perché meritava e ve lo consiglio tanto per andare fuori la sera. La mia giugiola. E vedete questo qua, ho aspettato di farvelo vedere, se magari siete al buio è molto utile, l'ho preso in rosa e c'è praticamente la piletta che ha diverse gradazioni, no? Lampeggiante, normale e poi c'è anche stabile. Adesso con la luce non vedete tanto perché non c'è buio, però questo si vede molto, quindi se siete in giro col cane è un'ottima protezione sia per voi che per il cane, insomma, se siete al buio. Scusate. OVS finito, no, lo metto a posto. Su AliExpress ho preso questi orecchini troppo troppo carini. Siamo già a 15 minuti, ragazzi. Secondo me si stacca. Fatti con le farfalline così. Poi ho preso da Mondadori. Dentro al cinema dove andrò anche stasera a vedere Annabelle in anteprima, ho preso questo filmozzo qua che non vedo l'ora di vederlo. È A Star Is Born, questo qua con Lady Gaga che ne hanno parlato bene
In tantissimi. Tra l'altro io ho sempre le canzoni del film in mente, me le canticchio, me le ripasso, chissà che non venga fuori qualche cover. E poi ho preso questo libro qui. No, può sembrare da bambina, cioè in realtà Piccole donne io l'adoravo e lo leggevo quando ero piccola, mi piaceva un sacco e l'ho preso perché mi piaceva un sacco la copertina. Avevo in mente di regalarla a mia nipote, ma ha 1 anno e mezzo quindi non legge. Allora ho detto che faccio? Cioè, è un po' impegnativo per una bambina di 1 anno e mezzo, che dite? Allora ho detto che faccio? Lo prendo o non lo prendo? Al massimo lo prendo io per collezionismo, poi magari un giorno lo regalerò a lei. Cioè, la zia regalerà questo bellissimo libro, che è un libro molto istruttivo, molto bello, ve lo consiglio tanto. E ha una copertina bellissima, dentro anche fatto troppo bene.